Ciao a tutti quelli che seguono il nostro canale e ciao a chi è arrivato per la prima volta. Dove ci troviamo oggi? A Vigevano, Piazza Ducale. Guardate che meraviglia. Questa piccola cittadina è veramente un gioiello. Ha una piazza meravigliosa. Guardate qua, tutta illuminata. Siamo in periodo di Natale perché oggi è il 5 dicembre del 2022. Siamo venuti qui a vedere i presepi e una mostra dedicata ai videogames. Guardate che chiesa meravigliosa, c'è da fare veramente i complimenti, è spettacolare e alla sera illuminata con le luci, secondo me è ancora più bella. Nella piazza trovate questo grandissimo albero di Natale che vi aspetta, ma andiamo subito a vedere i nostri presepi, motivo di questo video. Ecco qua, arriviamo in questa porta laterale del castello, illuminata di rosso, tipico di Natale, e vedete subito in alto cartello presepi del castello. Guardate, ambiente veramente suggestivo, bello per le famiglie, bello per i bimbi. Venite a fare un giro perché dal 3 di dicembre c'è aperta questa mostra. Guardate che bello, questo è il presepio di Piazza Ducale. Guardate qua, hanno riprodotto la chiesa e una parte dei portici, uno straccio della piazza, veramente bello. Vedete, presepi di Vigevano, segnatevi Vigevano. Finché c'è questa mostra, io ve la consiglio. Ma veniamo subito a dare un'occhiata a questi video meravigliosi di questi presepi. Guardate qua, sono costruiti a mano da appassionati del presepe del Natale. E quindi, dove andare in un momento dove fa freddo, dove è arrivato magari qualche goccia di pioggia, anche finalmente direte perché comunque abbiamo avuto un'estate dove non pioveva, fa freddo. È Natale, è il momento giusto per andare a vedere i presepi, quindi forza. Qui c'è il presepe di ferro, guardate che bello che è, molto dettagliato, belli colori, illuminato all'interno, decisamente dà un tocco particolare all'interno della mostra. Fatemi sapere cosa ne pensate. E appunto, ragazzi, arriviamo alla solita richiesta che vi faccio sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale, ve lo dico sempre, è gratuito. Come registrarsi su Facebook, mettete la mail, è gratis per me e per voi. E se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un like. Condividetelo con i vostri amici. Ma dopo il presepe di ferro, passiamo a un altro pezzo veramente unico che trovate all'interno di questa mostra, il presepe magie di Matera. Guardate che bello, è, tanto per darvi un'idea, circa 2 metri di larghezza per 2. Quindi non è piccolo, eh. È veramente dettagliato, riprodotto in scala con questa immagine di sfondo di Matera, la magia di Matera. Questo signore è veramente bravo, appassionato e bisogna fargli i complimenti. Secondo me è un pezzo veramente unico che ne vale la pena di venire a vedere questa mostra. Tra l'altro, ragazzi, è ingresso gratuito, offerta libera, quindi prima di uscire, se volete, visto che è gratis, lasciate un'offerta come fanno tutti. Prima di uscire, mi raccomando, ricordatevelo perché questa fiera è gratuita. Quante ce ne sono di fiere che vi chiedono dei soldi per cavolate o piccole cose o mercatini? Ci siamo fin stufati. Guardate il comune di Vigevano cosa vi offre gratuitamente. Io non sono di Vigevano, sia ben chiaro, sono venuto qua apposta a vedere i presepi e ne vale veramente la pena. Secondo me è un'ottima gita. Lasciatemi un commento e ditemi cosa ne pensate, se anche voi siete rimasti stupiti. Venite a fare un giro con la famiglia e con i bimbi, sicuramente passate un bel pomeriggio. Avete una piazza meravigliosa, tanti negozi in centro da vedere, da visitare, a fare un po' di shopping e venite a vedere questo bellissimo presepe. Eccone qua un altro. Tanta roba, guardate le luci, l'illuminazione, i particolari in scala. Ci siamo o no? Vi sto facendo vedere delle chicche. Come vedete, all'interno della galleria del castello ci sono opere uniche. Guardate questo, il presepe Giuseppe, tu gli darai il nome Gesù. Anche questo è veramente unico, ragazzi. Spero che il video vi renda un po' l'idea della particolarità, della qualità di costruzione di questo presepe, ma dovete per forza venirlo a vedere, perché dal vivo
riuscite a capire sicuramente di più quello che un video vi può trasmettere. Poi siete qua, vi fate un giro, vi godete il Natale in questo anno di austerità dove tutto costa, abbiamo mille cose da pagare tutti, è aumentato tutto, quindi veniamo qua gratis, lasciamo un'offerta all'uscita, ripeto, non è il mio il presepe, non sono di Vigevano, lo ripeto ancora, si sa mai, sono solo un appassionato che vi porta su YouTube, sul mio canale, qualcosa di particolare che spero vi piaccia, quindi mi raccomando, registratevi al canale, ragazzi, è l'unica cosa che vi chiedo, lasciate un like e condividete sui vostri profili Facebook, su WhatsApp con i vostri amici questo video, se volete, mi fareste veramente piacere, perché vuol dire che i video che sto facendo un po' vi piacciono. Ma vi lascio ammirare questi presepi unici. Anche questo un po' diverso dal solito, ma veramente curato. Guardate i sassi, i muri, tutta l'ambientazione veramente bella. In un altro lato vengono riprodotte delle stanze con una qualità maniacale, veramente bello. Non vi mostro nemmeno tutto per non rovinarvi la gita, venite a vedere perché ci sono tante altre cose e secondo me ne vale la pena. Come vi ho scritto prima, lasciatemi un commento sul canale di YouTube e ditemi qual è il vostro preferito. Se avete domande di dove trovarlo, dove andare o qualsiasi cosa, chiedetemi pure che rispondo a tutti. Sì. La nostra gita pian piano sta finendo, ci sono tante altre cose, ma come vi ho detto, venite a Vigevano perché la piazza è meravigliosa, avete visto l'inizio del video. E qua bisogna per forza venire a vedere questi presepi unici, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, un bel like se vi è piaciuto il video, come vi ho detto prima, condividetelo con i vostri amici su WhatsApp, su Facebook, dove volete potete farlo, anzi mi fate solo un piacere. Grazie ancora chi l'ha visto, spero di avervi portato un po' di Natale, ci vediamo, ciao da Andrea.